Buongiorno a tutti, grazie per essere qui e grazie soprattutto per il contributo che avete dato in questi giorni, davvero straordinario. Contributo vostro e di tanti vostri colleghi, sono più di 6.000 i giornalisti arrivati in questi giorni da tutto il mondo. La nostra conclusione di oggi è una conclusione, a mio giudizio, straordinaria. Abbiamo tre importantissimi rappresentanti delle istituzioni: il vicepresidente della Camera Lupi, il ministro Alfano, il sottosegretario all'economia Cavero. Per noi è un motivo di grande onore e anche la dimostrazione di quanta attenzione abbiamo da parte di tutto il mondo e soprattutto dal mondo politico e dal nostro governo. Sento di ringraziare. Due dati soltanto prima di dare la parola al presidente Messina e ai nostri ospiti. Chiudiamo con un 7% in più rispetto all'edizione dell'anno scorso, un risultato che stimiamo essere straordinario, viste le congiunture che ci hanno remato contro, il vulcano, gli aerei, la crisi, una serie di situazioni. Si può ben dire che il nostro sistema ha dato una risposta straordinaria contro questi eventi. Quindi questo è il primo risultato. Ricordavo prima al Ministro che me lo chiedeva, 2.500 espositori, 209.000, 210.000 metri quadri coperti, degli eventi in città che non hanno avuto pari con nessuna edizione precedente. Ieri sera, per dirne una, al Planetario, ore 11.45, la coda per entrare. Questi sono grandi risultati di cui evidentemente siamo orgogliosi, ma soprattutto sono grandi risultati attribuibili al nostro sistema, un sistema coeso, unito, che sa dare le risposte. Al presidente Messina credo se vuole aggiungere qualcosa prima di dare la parola a me. Molto velocemente, grazie al vicepresidente Lupi, al ministro Barro, segretario generale, di essere qui con noi. Se ce ne fosse stato bisogno di dover dimostrare, dopo 100 anni di mobile, che l'industria del mobile, indipendentemente dalla situazione economica mondiale, non molla mai la presa dell'innovazione, dell'investimento, della ricerca, devo dire che quest'anno si riconferma come, senza nessun tipo di contributo, oserei dire, perché i soldi dalle banche purtroppo arrivano così molto lontanamente a goccia, in occasione della venuta del Presidente del Consiglio, l'imprenditore che ha messo la mano in tasca, chi ha trovato la tasca vuota, ha messo la firma in banca, ipotecando tutto, ma quello che abbiamo dimostrato al mondo è che quando si parla di capacità del fare, credo che siamo tra i primi popoli al mondo, e quando si parla di design e creatività, considerando che ci sono anche 700 giovani allievi al Salone Satellite, sul futuro, sul domani, dovremmo essere solo noi sciocchi a perderlo, ma che gli altri ce lo possano togliere, questo è da escludere tassativamente. Non vorrei sembrare presuntuoso, perché dico solo, non dimentichiamo che la capacità del fare del design italiano dipende molto dalla manualità del progetto e del prodotto. Vengono fatti con le mani. Possono delocalizzare tutte le fabbriche di questo mondo, ma non la manodopera italiana. Questa è la riconferma che questo è un settore che dà sicurezza. Abbiamo perso qualcosa l'anno scorso, 18-20, coglierei l'occasione per dire che a livello di occupati siamo a meno 3,2, in quanto il 16% delle perdite è stato sopportato col proprio portafoglio dalle imprese del mobile, tenendoci dentro gli operai. Perché nelle imprese nostre pensare di mandare a casa un operaio col quale si è vissuto una vita insieme è estremamente drammatico. Questo è il motivo per il quale siamo particolarmente soddisfatti del risultato, malgrado le nube che abbiamo avuto, e ora ci attenderemo, credo, qualche ulteriore segnale dal governo verso questo settore, che non chiede mai delle proprie imprese, ma bensì per l'utilità e il beneficio del consumatore finale. Grazie, Ministro Alfano. Io sono molto lieto di essere qui, sebbene la mia partecipazione a questa conferenza stampa non fosse programmata. Mi rallegro con gli organizzatori, con il Presidente Guglielmi, con il Presidente Messina, con tutti coloro i quali hanno contribuito a questo straordinario successo che pone di fronte agli occhi del Paese un pezzo importante dell'Italia che vince.
perché vince l'azienda, vincono le aziende italiane, vincono le idee italiane, vincono uomini italiani. Tutto ciò che vedete qua dentro è italiano. È italiana l'azienda, è italiana l'idea, perché viene dalla mente di un italiano. È italiano alla fine il prodotto. E quel prodotto vince perché dietro c'è un pezzo di Italia che non si rassegna alla crisi e che investe nonostante la crisi. E quel pezzo di Italia che nonostante la crisi ha investito i propri soldi per allestire uno stand, rischiando anche questo in proprio e contribuendo a un successo straordinario. Quando si parla del Made in Italy non si parla di altro che della somma di buone idee, che della somma di aziende che credono nel loro prodotto perché sanno che il loro prodotto loro medesimi lo comprerebbero, perché sanno che il loro prodotto è meritevole della loro fiducia, perché ci hanno messo il cuore, l'anima. E oggi ho avuto modo di conoscere, girando per gli stand, dei ragazzi italiani di nuova generazione, figli di questi imprenditori, che ci danno un segnale di grande prospettiva per il futuro, cioè il capitalismo italiano, che è fatto di tantissime piccole imprese, medie imprese, spesso ha vissuto un momento di crisi nel passaggio generazionale. Questa mia visita presso questi stand mi ha fatto cogliere una cosa bella, e cioè che nuove generazioni si accingono all'impresa credendo nella stessa missione del padre, non perché gliel'ha prescritto il medico, perché gliel'ha prescritto il padre, ma perché si sono convinti che quella vocazione è la loro vocazione, che quella impresa è la loro impresa della vita, dando a quella grande esperienza imprenditoriale che hanno trovato, che non è merito loro, una nuova prospettiva. E io mi sono convinto, proprio girando questi spazi espositivi questa mattina, che il Made in Italy ha un grande futuro dinanzi a sé. Ha un grande futuro dinanzi a sé perché non è venuta meno la fiducia di chi ha reso grande il Made in Italy, e perché dopo la fiducia di chi ha reso grande il Made in Italy, c'è una nuova fiducia, che è la fiducia dei successori. Con calma, perché i capitani coraggiosi che hanno messo sulle aziende non hanno voglia ovviamente di cedere il passo, ma anche questo è fisiologico. La mia conclusione è questa: l'Italia è un grande paese che si fonda su una grande coesione sociale fatta dalle grandi organizzazioni non profit, dal contributo di quel grande popolo delle partite IVA intellettuali rappresentato dai professionisti, e si fonda nella sua proiezione esterna e sull'avantreno della capacità produttiva di questi uomini che oggi sul versante del mobile, sulla filiera del legno, hanno ancora una volta dimostrato di sapere fare, di credere nel proprio fare, e oltre di sapere credere hanno dimostrato di volere fare, e hanno trovato anche spesso dei figli, dei nipoti che saranno in grado di proseguire la loro missione.